Noi intendiamo con questo contributo cominciare una ristrutturazione del reparto di pediatria dell'ospedale di Chieti, che contiamo di fare nel giro di un tempo ragionevole. Ci siamo dati la fine di quest'anno per poterlo fare. Naturalmente c'è bisogno di risorse finanziarie che la nostra ASL mette già a disposizione. Ovviamente non sono infinite queste risorse e quindi noi contiamo con questo contributo e con altri contributi che verranno successivamente, come abbiamo già fatto in passato, di poter completare questa ristrutturazione del reparto di pediatria. Il primo step sarà con questi fondi donati dal Comune di Chieti di 2.700 euro di ristrutturare la guardiola degli infermieri, che è un primo contatto degli utenti, delle mamme e dei bambini appena entrano nel reparto di pediatria. Si va sempre più spesso fuori Abruzzo per curarsi. Per quanto riguarda proprio la pediatria, i dati quali sono? I dati sono più confortanti per quello che riguarda la pediatria, soprattutto negli ultimi 10 anni c'è stata una riduzione, soprattutto per le malattie croniche, il diabete del bambino, la celiachia, la fibrosi cistica ed altre malattie croniche. Dobbiamo colmare il gap che riguarda il pronto soccorso pediatrico, che è un progetto che porteremo avanti. E poi anche la terapia intensiva pediatrica, che è uno dei motivi per i quali i bambini abruzzesi vanno fuori. La raccolta di fondi con Michele Editore e Piero Mazzocchetti di Natale ha portato i suoi frutti, 2.700 euro destinati al reparto di pediatria di Chieti, ma è solo l'inizio di una serie di tante altre donazioni. Esattamente, abbiamo scelto questa finalità così nobile di beneficenza a favore della pediatria del nosocomio Teatino, proprio perché riteniamo che il Natale sia dei bambini e loro siano il futuro, e quindi è giusto stargli vicino per migliorare le condizioni del reparto. E infatti questi fondi andranno a ristrutturare una parte importante del reparto di pediatria, appunto, dell'ospedale di Chieti. La prima di una lunga iniziativa a favore del nostro ospedale. Saremo sempre vicini concretamente per questo binomio cultura e beneficenza.